La protesta è partita una settimana fa quando si è saputo, solo perché qualcuno di Fede Specializzandi, che è l'Associazione degli Specializzandi d'Italia, ha scoperto, solo perché va a indagare, che c'è stato un emendamento che proponeva la tassazione delle borse di studio superiori agli 11.500 euro l'anno. Allora, questo era un emendamento proposto nel decreto Salva Italia che poi ieri è stato cancellato. Cancellato perché? Perché da parte nostra c'è stata una forte mossa e quindi la politica ci ha favorito. Però noi siamo qui, oltre che manifestare che gli specializzandi, nonostante abbiano un contratto da lavoratori, non è da lavoratori, è da studenti. Oggi gli ospedali in Italia vanno a rilento perché non ci sono gli specializzandi, che vengono considerati degli studenti, ma in realtà sono dei lavoratori. Chiediamo sicuramente una regolarizzazione della nostra figura, o quantomeno che la gente sappia, siamo studenti, siamo lavoratori, cosa siamo? Siamo sicuramente una forza lavoro importante per i nostri policlinici e quindi oggi vogliamo cercare anche di far capire questo all'opinione pubblica. Ribadire l'importanza della nostra categoria nei vari policlinici universitari e la carenza in alcuni punti di formazione, problemi quali ore lavorative, abbiamo un 38 ore da dover fare secondo contratto, ne facciamo ben di più. Come può vedere ci sono dei colleghi che portano proprio dei manifesti con i loro resoconti di ore, tra ore fatte e ore dovute, arrivando in alcuni casi anche a oltre 300 ore mensili.